Amici ascoltatori, benvenuti alla nuova puntata di Salutiamoci. Proseguiamo il viaggio, questo viaggio che abbiamo già cominciato da qualche settimana all'interno del mondo sanitario pubblico locale. Siamo precisamente nel reparto di cardiologia. Come vedete, qui con me c'è il dottor Carlo Volpe, poi ci sono anche altri medici, la dottoressa Villoni e il dottor Gatti, con i quali chiacchiereremo fra un attimo. Dicevo, siamo in uno degli ambienti che sono proprio preposti alla, diciamo, fase di diagnostica e ambulatoriale vera e propria. Ecco, dottor Carlo Volpe, prego. Siamo in presenza di un Ecocardiografico ecocardiografo. Prego, complesso, fornito anche di una sonda transesofagia. Con prego. Prego, se questo vuole è un può anche esame, avvicinarsi, sì. sì, adesso non vogliamo fare l'istruzione sui particolari, comunque un esame fondamentale per la diagnostica cardiologica, sia per gli interni che per gli esterni, sia per i pazienti ambulatoriali che per quelli ricoverati. È un esame fondamentale, l'apparecchio è di ultima generazione, quindi ci consente di eseguire questo tipo di diagnosi. Qui abbiamo la dottoressa Villoni, che è una delle più, anzi forse la più esperta di ecocardiografia, e il dottor Gatti di ecocardiografia e di studio del Doppler dei tronchi vascolari. Questo giusto per darvi alcune indicazioni. Adesso vedremo le altre strutture Sì. ambulatoriali. Entriamo più nello specifico nel reparto, diciamo, molfettese, no? Le volevo chiedere innanzitutto da quanto tempo lei lavora all'interno di questa struttura? Da 15 anni lavoro. Inizialmente questo era un servizio di cardiologia dove veniva svolta attività ambulatoriale diurna e reperibilità notturna. Poi da luglio 2004 invece è stata aperta l'unità coronarica, che è dotata di 4 posti di terapia intensiva e di 10 posti di degenza post-intensiva. Ecco, mi fa piacere che lei dica queste cose, perché in realtà uno dei nostri obiettivi è proprio quello di far conoscere, diciamo, all'utenza anche esterna che cosa, può offrire in termini di servizi, diciamo, la struttura molfettese. Ecco, vogliamo statisticamente ricordare un po', quali sono, diciamo, le casistiche maggiori, di cui si occupa la vostra struttura? Sì, allora teniamo presente che si tratta comunque di due ambiti di interesse, cioè quello dei ricoveri. Noi ricoveriamo pazienti in terapia intensiva con patologie acute come infarto miocardico, embolia polmonare, scompenso cronico, scompenso acuto, che poi gestiamo anche trasferendoli nel reparto di post-intensiva. È chiaro che i pazienti iperacuti, giovani, con infarti anteriori vengono poi trasferiti presso le unità di emodinamica dove vengono sottoposti a coronarografia in urgenza secondo le linee guida, diciamo, stabilite dalle società internazionali. Questo per quel che riguarda, e poi abbiamo anche impianti dei pacemaker, e impiantiamo anche defibrillatori e anche stimolatori cardiaci per quelle patologie che ne richiedono l'applicazione. Abbiamo poi un'attività ambulatoriale, diciamo, che invece riguarda un servizio svolto a livello territoriale, cioè di pazienti esterni che vengono qua e vengono sottoposti a prove da sforzo, ad esami Holter, ad ecocardiogrammi, ad esami vascolari. Quindi abbiamo due ambiti, diciamo, di interesse di pazienti che andiamo a seguire. Io volevo solo dire che per quanto riguarda la diagnostica, quella territoriale comprende il pronto soccorso, che è fondamentale. Noi abbiamo adesso una crescita della richiesta diagnostica dei pronto soccorso e noi dobbiamo utilizzare le attrezzature a disposizione per fare questa diagnosi. Quindi tenga presente che noi abbiamo questo onere, che però è fondamentale nella funzione di un reparto di cardiologia. Immagino che negli ultimi periodi, diciamo, il Si è vostro lavoro, sì. aumentato notevolmente. Poi magari parleremo un po' della situazione logistica generale che sta comportando un incremento notevole del lavoro e una riduzione del personale. Allora, amici ascoltatori, adesso siamo passati in un altro ambiente, appunto, della divisione di cardiologia. Come vedete, siamo sempre in compagnia del dottor Carlo Volpe, della dottoressa Villoni e del dottor Gatti. E sarà proprio il dottor Gatti, adesso vedete una serie di apparecchiature, che ci spiegherà in realtà a che cosa servono. Prego. No, questo è l'ambulatorio dove si eseguono le prove da sforzo. Qui abbiamo un cicloergometro e una bicicletta, simile, insomma, alle biciclette che spesso si trovano nelle case, collegate a un elettrocardiografo e a un monitor. Questo è un esame che serve a fare lo screening della cardiopatia ischemica, cioè pazienti che per esempio non vengono ricoverati in urgenza perché hanno una sindrome coronarica acuta come un infarto o un'angina. Vengono studiati qui, cioè pazienti che per esempio presentano dolori sospetti, che
possono far supporre ad una patologia coronarica, vengono sottoposti, dopo aver seguito già altri esami come un elettrocardiogramma di base o un'ecocardiografia o un holter, cioè un monitoraggio delle 24 ore del ritmo cardiaco, a questa prova da sforzo. Cioè noi andiamo a stressare il cuore e quindi vediamo se nel momento in cui in condizioni normali l'elettrocardiogramma è normale, se dopo uno sforzo succede qualcosa al cuore, e questo si mette in evidenza attraverso le modificazioni all'elettrocardiogramma. Nel caso in cui invece si dovesse verificare, lei ha parlato di angina o sì, diciamo gli attacchi ischemici eccetera, allora comunque questi esami vanno eseguiti, vero? No, allora se, quelli sono delle urgenze cardiologiche, perfetto, e quindi vanno gestite nella parte della degenza, perfetto, dove c'è un reparto, come ha detto la dottoressa Vignoni, di terapia intensiva. Quelli sono pazienti in cui è noto, cioè è sicuro che hanno un problema coronarico, e quelli vanno sottoposti direttamente a coronarografia. Ci sono poi pazienti invece che spesso lamentano dei dolori, per esempio quando fanno uno sforzo. Quando vengono dicendo noi abbiamo dolore, quando facciamo, che ne so, salgo, dopo che salgo le scale per 3-4 piani, facciamo l'elettrocardiogramma in condizioni di base e non c'è niente. Noi con questo esame andiamo a stuzzicare in un certo senso il cuore e quindi vediamo se c'è una coronaropatia nascosta. Questa stanza, oltre a semplici prove da sforzo, talvolta facciamo anche degli eco da sforzo, cioè viene spostato l'apparecchio ecocardiografico in questa stanza, dove vediamo contemporaneamente durante lo sforzo sia l'elettrocardiogramma che viene evidenziato su questo monitor, quindi vediamo le modificazioni dell'elettrocardiogramma, sia le modificazioni dell'ecocardiogramma, cioè vediamo in diretta durante sforzo come si comporta proprio la pompa cardiaca, che è una diagnostica ulteriore sempre per slatentizzare, per evidenziare un eventuale malattia ischemica. Dunque, volevo solamente completare quanto è stato espresso, specificando che questo test ergometrico, che è fondamentale nella diagnostica, serve a noi anche nel follow-up dei pazienti che sono stati ricoverati, che richiede personale, tempo, e quindi non è possibile eseguire con le strutture che ci sono a disposizione esami di base per tutti. Questo ci terrei a chiarirlo. E qui credo sia il caso di entrare più nello specifico. E quindi si tratta di pazienti che devono essere studiati, perché abbiamo individuato la necessità di fare questo esame. Certo, non è per attività sportiva che possiamo usare questo tipo di esame. E poi ci sono tutti i pazienti già ricoverati con i quali noi abbiamo l'obbligo e l'impegno di farli rientrare per controllare la risposta alla terapia e a tutti gli interventi che sono stati fatti. Questo volevo specificare, perché non si pensasse che si viene qui e si possa fare qualsiasi esame direttamente senza grossi problemi. Ci sono problemi di altra natura che in qualche modo, come dire, purtroppo rendono più oneroso il vostro impegno? Sicuramente, perché noi abbiamo attività ambulatoriale di pronto soccorso, attività di reparto che è fondamentale, oltre che quella ambulatoriale che è fondamentale, perché comprende anche l'attività diagnostica nei confronti del pronto soccorso e degli altri reparti di questo ospedale. Quindi a questo si aggiunge anche adesso l'attività di elettrostimolazione che vi faremo vedere. Quindi sono tutte strutture cardiologiche di un certo livello che richiedono il nostro impegno, però con un personale che è ridotto proprio all'essenziale, sia medico che infermieristico, e questo è un problema da tenere presente, poi ne parleremo eventualmente se si discuterà del futuro della sanità. E mi ha bruciato la domanda, quanti siete voi all'interno di questa struttura? Allora, siamo 11 medici e ci sono 18 infermieri, questa è la struttura, però pensate che tutto questo deve essere distribuito H24, cioè 24 ore su 24, in doppio turno, in turno per il reparto, turno per l'ambulatorio, turno diagnostico, perché se un medico sta occupandosi del test ergometrico o dell'ecocardiografia non può fare l'ambulatorio normale, e quindi è il reparto dove richiede almeno due medici in contemporanea per gestire i ricoverati, eventualmente effettuare i trasferimenti per quei casi come stamattina che richiedono indagini emodinamiche che vengono fatte in ospedali più complessi, il terzo livello, diciamo così. Quindi diciamo che da un punto di vista, diciamo, organizzativo il problema si pone. Certo, il problema organizzativo che noi abbiamo fatto, che noi facciamo, che ogni giorno elaboriamo, è un problema che viene fatto grazie al sacrificio e all'impegno di tutti quelli che lavorano. Questa è la spiegazione, cioè non è un organico tale che consente con trascuratezza di organizzare i turni. Per esempio la dottoressa Villoni è una specialista nell'organizzazione dei turni, perché i turni
organizzati e fatti bene con personale con competenze specifiche è particolarmente importante. Sì, dottor, un'altra cosa volevo chiederle. Immagino che arrivi gente anche dalle città limitrofe, no? Perché questo centro sta diventando un centro, diciamo, una sorta di polo, diciamo in qualche modo di attrazione, no? Nel senso che è un centro che si sta diventando sempre più specializzato, è un centro che offre, diciamo, un certo tipo di garanzie, vero? Sì, questo accade, noi abbiamo sicuramente Giovinazzo che è come se fosse l'unico centro, poi cioè, abbiamo anche Bisceglie da cui arrivano parecchi pazienti, prima arrivavano anche da Bitonto, adesso sono un po' divisi quelli di Bitonto e poi c'è anche altri centri limitrofi che quando non trovano posti disponibili ci telefonano e chiedono il posto qui, cosa che succede abbastanza spesso. Poi per quanto riguarda invece l'ambulatorio e il CUP, tenga presente che quello è su base ASL, quindi chiunque di tutta la provincia di Bari può fare la proposta, può chiedere la prenotazione qui, per cui i molfettesi si meravigliano, come mai dobbiamo aspettare? Perché non mancano gli altamurani, gli altri paesi della provincia di Bari che fanno richieste e vengono a Molfetta a fare gli esami. Sì, dottor, se lei dovesse chiedere, come dire, di trovare sotto la calza un bel regalo, no? Quale sarebbe la prima necessità a cui mirerebbe? E sono di due tipi, io ne ho fatte diverse domande e adesso stiamo lavorando per vedere quello che è possibile. Per quanto riguarda il personale, per quanto riguarda le attrezzature. Per quanto riguarda il personale abbiamo chiesto sicuramente l'aumento dei medici, almeno a 2 o 3 unità, e degli infermieri, che devono essere almeno altri 3 o 4 infermieri per poter attivare le altre funzioni che abbiamo attivato con il personale che prima aveva una funzione molto ridotta, tipo l'elettrostimolazione, l'ecografia complessa, i test ergometrici. E quindi questo è il personale, cosa che mi rendo conto che è molto difficile per gli amministratori perché siamo in una fase in cui le assunzioni sono bloccate per i prossimi 2 anni e quindi sarà molto difficile. Già è un grosso colpo se si riesce a confermare gli incaricati che invece il 31 dicembre sarebbero tornati a casa e quindi saremmo rimasti senza personale in parte importante. Dottore, mi sembrava che lei, anche se stesse annuendo, volesse aggiungere qualche altra cosa. No, sotto la calza non vuole... Prego, si avvicini, diceva. Condivido appieno quello che ha detto il dottor Volpe, insomma, perché noi, devo dire la verità, tutto quello che facciamo spesso è anche fatto per condoppi, tripli turni a carico del personale, sempre dello stesso personale, perché per far fronte a necessità tipo la sala di impianto di elettrofisiologia, i controlli dei pazienti ricoverati, bisogna farli al di là dell'orario di servizio, quindi c'è veramente l'abnegazione di tutto il personale medico e infermieristico che cerca con molto sacrificio di tenere attivo quello che si può, però è una lotta alla resistenza, cioè il futuro deve prevedere almeno qualche aiuto in questo senso. Allora io cerco di stemperare questi toni, ma le vostre sono le positiva comunque come considerazione, cioè sono contentissima comunque che nonostante tutto si riesca ad andare avanti, insomma, perché il lavoro nobilita, diceva qualcuno. Quindi... Non c'è dubbio, ma io dicevo giusto per stemperare, ma noi ci accomuniamo a queste richieste che voi fate, ecco, mi volevo rivolgere al dottor Gatti come ultima domanda, dicevo a questo punto puntate sui giovani, no? Perché lei da quanti anni è qui invece? Io qui sono da tre anni. Quindi già ha cominciato a capire che si deve sottoporre continuamente a dei tour de force, no? Sì, sì, vabbè, ma cioè, diciamo, c'è la consapevolezza da parte di tutti che è un momento difficile e che quindi bisogna insomma, lavorare tanto. L'importante è avere però sempre una prospettiva, cioè una prospettiva che si possa andare avanti e che si possa anche crescere anche dal punto di vista professionale, insomma. Ed è quello che vi auguro, ma soprattutto io voglio aggiungere soltanto un'altra cosa. Lo spirito di abnegazione, il sacrificio e l'impegno che caratterizzano i medici di questa struttura sono arcinoti, non aggiungo niente di nuovo. Per cui mi permetto soltanto di ringraziarvi per l'ascolto, di ringraziare il dottor Savilloni, il dottor Carlo Volpe e il dottor Gatti. E voglio ricordarvi che se volete seguire queste trasmissioni potete farlo anche collegandovi su Facebook, www.tvliberamia, così queste puntate potete seguirle quando lo riterrete. Grazie e a risentirci al prossimo appuntamento.